Ciao ragazzi, io sono Emanuele e bentornati su questo mio canale dedicato alla fotografia e al videomaking. Premessa: in questo video non vi svelo i segreti per diventare un super fotografo. Il titolo era semplicemente una trappola. Scherzi a parte, ragazzi, esistono solamente passione, dedizione e costanza per raggiungere i propri obiettivi. Con in più come contorno qualche utile consiglio come questi che ho colto nel corso degli anni e che secondo me potrebbero aiutarvi a diventare fotografi migliori. Magari non dal punto di vista prettamente tecnico, ma dal punto di vista, diciamo, della predisposizione anche visiva a quest'arte. Ad esempio, non serve una super attrezzatura per fare belle foto. Lo avrete sentito mille volte, ma che ci crediate o meno, ragazzi? È proprio così. Io ho visto persone con macchine costosissime fare delle foto veramente scadenti. Per quanto io non sia un fenomeno, però già che ti compri una macchina da più di 1.000 euro. Cioè io ne ho visto uno una volta che aveva, se mi ricordo bene, una D700 e non riusciva a capire perché le foto gli venissero quasi totalmente bianche. Ragazzo mio, forse perché hai leggermente sovraesposto l'immagine? Dai un po' un'occhiata all'istogramma, no? Isto che? Mentre c'è chi, anche solo con una bridge, tira fuori dei piccoli capolavori. Allora perché comprarsi macchine costose se bastano le bridge? Beh, sicuramente ci sono anche quelle situazioni nelle quali se non hai una macchina performante non ottieni i risultati voluti. Si può e si deve imparare qualcosa di nuovo ogni giorno. Leggete libri sulla fotografia, articoli online, guardate tutorial su YouTube. Quello che volete, anche solo per 30 minuti al giorno, che però moltiplicati per 365 giorni, sono più di 180 ore all'anno dedicate solamente all'apprendimento. E fidatevi che si fanno sentire. Se davvero volete dedicare anima e corpo alla fotografia, non compratevi subito l'ultima reflex uscita. Valutate piuttosto la possibilità di sviluppare il vostro parco ottiche, acquistando obiettivi di alta qualità, luminosi, magari tenendovi anche da parte per un po' di tempo i soldi, però questi obiettivi sono quelli che poi vi porterete dietro ogni qualvolta andrete a cambiare reflex. Non schifate troppo l'obiettivo che vi danno col kit base, il famoso 18-55 mm, perché le sue limitazioni vi costringeranno ogni volta a ingegnarvi per trovare una soluzione. Il 18-55 mm è veramente un'ottima palestra per il fotografo in erba. Una cosa che ritengo fondamentale, ragazzi, è abituare la mente a pensare come una macchina fotografica. Anche quando non ho la macchina dietro, se qualcosa tira la mia attenzione, penso a come potrei fotografarla, come potrei valorizzare quel soggetto in una foto, mi immagino lo scatto in testa. La prossima volta che camminate per strada e vedete qualcosa di interessante, fermatevi un attimo e pensate a come potreste fotografarla. Un altro metodo per allenare l'occhio fotografico, l'avrete sentito anche questo tantissime volte, è quello di vedere le foto dei grandi maestri della fotografia. E anche questo, ragazzi, è verissimo. Però prendete ispirazione non solo dai grandi fotografi, ma anche dalla pittura, le cui regole compositive sono confluite nella fotografia. Ma non solo dalla pittura, anche dal cinema. Guardate tantissimi film, ragazzi, perché come dice un canale di YouTube, every frame a painting, ogni inquadratura un dipinto. A me certe inquadrature di certi film sono state una vera e propria fonte di ispirazione per i miei scatti. Qui volendo ci si potrebbe addentrare nel magico mondo della fotografia cinematografica, ma non inizio nemmeno perché sennò tra un anno sarei ancora qui, a fare questo video. Per cui magari in futuro un mini corso, vi piacerebbe? Scattate, scattate, scattate ragazzi, perché come diceva il famoso fotografo Henri Cartier-Bresson, le tue prime 10.000 foto sono le peggiori. E non c'è niente di peggio, secondo me, di uno che si compra una reflex per poi usarla in totale una settimana all'anno. Se ve ne comprate una è perché probabilmente avete la passione per la fotografia e non solo perché è una moda. E cosa c'è di meglio di uscire e andare a fare due scatti? Guardate con occhio critico le vostre foto. Siate onesti con voi stessi, ragazzi. Sono belle o sono migliorabili? Io vi assicuro che le mie prime foto che ho scattato con la mia prima reflex mi sembravano quantomeno decenti, invece l'altro giorno le ho riviste e no, tutt'altro che decenti. Ma è normale, è normale. All'inizio è così. Pensiamo bene prima di scattare. Prima, quando uscivo a far foto, ne scattavo un casino, una marea. E invece adesso penso sempre tutto con estrema cura e torno a casa con pochi scatti, ma di qualità. Ovvio, se magari fate street photography, ci sta che scattiate tante foto. Ma anche in questo caso, nonostante la comodità del digitale, provate a imporvi di scattare poche foto. Immaginate di avere un vecchio rullino a 36 pose e quindi limitatevi a fare solo 36 scatti. Vi giuro che ogni scatto lo curerete con estrema cura. È un esercizio molto interessante questo.
Bene ragazzi, questi erano 10 consigli non prettamente tecnici che ho sviluppato, letto nel corso degli anni e che spero davvero possano tornarvi utili per crescere come fotografi. Ragazzi, il video si conclude qui. Come sempre, se avete qualche domanda, scrivetemi pure qua sotto e vi ricordo che potete trovarmi sia su Facebook che su Instagram. Non mi resta altro che ringraziarvi della visione e darvi appuntamento ai prossimi video. Ciao a tutti, ragazzi!